Ewald, noi facciamo la sauna. Prima di mangiare? Sì, così ci verrà appetito. Ma fuori piove, signore. E con ciò? Vieni. Andiamo al riparo! Forza, forza! Sono andati ancora nella sauna. Ma gliel'hai detto che il pranzo è pronto per essere servito? Sì, certo, gliel'ho detto, è ovvio, no? Dov'è? Ma come mai non vengono ancora? Dovrebbero essere qui da un momento all'altro. Che cos'è stato? Che cosa è successo? Qualcuno l'ha ucciso. Oh, signor Asmi! Venga via di qui! Via! Via! Il signor Asmi, ucciso! La polizia ha bisogno... Il telefono è là! Eh? Ah, sì. Omicidio, Stefan. Hanno ucciso un uomo nel suo giardino. Due colpi, sparati con precisione. L'ho coperto io così perché non sopportavo che gli cadesse addosso tutta quella pioggia. Da dove provenivano gli spari? Da là, dai cespugli. Il signor Asmi e la signorina Vaik uscivano dalla sauna. Per questo è vestito in quel modo, con l'accappatoio. Chi è la signorina Vaik? È l'amica del signor Asmi. Quanti anni ha signorina Vaik? Ho 20 anni. È nubile? Sì. Ce l'ha una professione? Sono tagliatrice. Tagliatrice? Sì, in una fabbrica di camicette. E attualmente sta lavorando? Per il momento no. Robert non voleva. Lei abita qui? Sì. Lei era... era fidanzata con il signor Asmi? Voglio dire, volevate sposarvi? Io non so niente. Però non credo. Non capita tutti i giorni una fortuna così. No, no, sono il cameriere, anzi, il maggiordomo. E la signora Stemma è la cuoca. E stavate per pranzare quando è successo, vero? Sì, io apparecchiavo e la signora Stemma era in cucina quando abbiamo sentito gli spari. Per favore, mi dica qualcosa sulla signorina Mike. Sì, sì, lei è... Era la sua amante. Non c'è bisogno di fare misteri. Il signor Asmi portava sempre nuove ragazze in questa sua bella casa. Hanno tutte abitato qui per un po'. E poi, quando era venuto il momento, se ne andavano. La signorina Ernie è qui solo da 2 settimane.
E quindi non era ancora il suo momento? No, no, anzi eravamo convinti che sarebbe rimasta con noi ancora un bel po'. Andavano molto d'accordo il signor Asmi e la signorina Ernie. Grazie. Stefan, abbiamo trovato l'arma del delitto. È straordinario, dov'era? Fra i cespugli, a circa 10 metri dal cadavere. Qualche traccia? No, niente. Troppo bagnato. Avete trovato da dove può essere entrato l'assassino? Sì, c'è un recinto dietro ai cespugli. Io credo che sia difficile passare, ma è possibile. Uh-huh. Signor Bracke, mi dica, il signor Asmi è stato mai minacciato? Oh, sì. Ha ricevuto telefonate di minaccia. Non hanno solo telefonato. Si immagini che sono venuti perfino qui. Solo pochi giorni fa, un uomo voleva assolutamente entrare, ma noi non gli abbiamo aperto. Che cosa voleva? Parlare con la signorina Ernie. Si comportava come un pazzo, gridava e si agitava. La signorina allora uscì e gli disse: vattene via, hai capito? Non farti mai più vedere qui. Sparisci. Chi era quell'uomo? Un amico, naturalmente. È un amico precedente. Ha gironzolato qui intorno per un sacco di tempo. Aspetti qui. La signora Asmi è sua madre, l'ho chiamata io. Lei chi è? Mi chiamo Derrick, sono della polizia criminale. Lo scopro un momento, per favore. Che cos'ha indosso? L'accappatoio, era stato nella sauna. Non ci sarà andato da solo a fare la sauna? No, signora. C'era una ragazza assieme a lui. C'era anche quando gli hanno sparato? Sì. E quella ragazza non ha visto l'assassino? Suo figlio può darsi che l'abbia visto. Deve restare lì in quel modo? Sull'erba bagnata? No. Adesso lo porteranno via. Piccola mia. È meglio che si segga. Ne ho bisogno anch'io, sa. Signorina Vike, è vero il fatto che lei ha cacciato via un uomo che voleva entrare qui con queste parole: non voglio vederti mai più, sparisci, o qualcosa del genere? Chi era quell'uomo? Era un mio amico. Io prima stavo assieme a lui. E come si chiama? Benno Schliers. Dove abita Benno Schliers? Per favore, scriva qui l'indirizzo e il numero di telefono. E da lei che cosa voleva quell'uomo? Voleva che tornassimo insieme. E ha anche minacciato il signor Asmi? Sì. Ha minacciato di volerlo uccidere? La prego, signorina Weig, mi risponda. Potrebbe Benno Schliers aver sparato al signor Asmi? Io non so niente, non so niente, non so cosa devo dirle. Lasci stare questa povera ragazza. Non vede che è completamente sconvolta. Continuerà più tardi. Sì, d'accordo. Sì, ha ragione. Signorina Vike, dove la posso trovare? Immagino che adesso andrà via da questa casa. Verrà a stare con me per un po'. Faccia le valigie.
Andiamo via subito. Ti precedo in ufficio. Bene. Come mai invita questa ragazza a casa sua? Perché mi fa molta pena. Ma lei la conosce? No, la vedo oggi per la prima volta. Voglio avvertirla che non è da escludere che quella ragazza sia la causa dell'omicidio. Di questo sono sicurissima. Non ha una valigia? Penso io a radunare le sue cose. Bene, la ringrazio. Venga. Bene. Allora me ne vado anch'io. Sì, pronto. Vuole parlare con suo marito. Un momento, prego. La signora Asmi, la giovane signora Asmi, la moglie divorziata. Basta restare qui, non avere fretta e poi si viene a sapere tutto, eh? Il signor Asmi era sposato. Divorziato, da 3 anni. Devo dire no, che... No. Me la passi. Grazie. Mi chiamo Derrick, sono della polizia criminale. Lei è la signora Asmi? Il suo ex marito, signora Asmi, è stato ucciso nel suo giardino. Pronto? Sì? Va bene. Grazie. Dice che sarà qui tra pochi minuti. Ha detto che sono divorziati da 3 anni. Sì. È stata lei a lasciarlo? No. L'ha cacciata via lui. Ah, ecco. Deve abitare vicino per poter essere qui tra poco. Seconda strada a destra, ultima casa a sinistra. Viene spesso qui? Da quando hanno divorziato non è più venuta qui dentro. Qualche volta accompagna la bambina, ma solo fino alla porta. Hanno anche una figlia che adesso ha 5 anni. Buongiorno. Che cosa è successo qui? Gli hanno sparato davvero? Gli hanno sparato in giardino. E dov'è? Hanno già portato via il cadavere. Comunque era lì, dove c'è l'ombrellone. La signora Asmi? Sono l'ispettore Derrick. Ci siamo già sentiti per telefono. Ah, era lei allora. Mi dica, l'assassino... Cos'è che vuole sapere, signora? Da dove crede che abbia sparato, ispettore? È probabile che abbia sparato da questo punto, visto che è qui che abbiamo trovato l'arma del delitto e i bossoli esplosi. Avete trovato l'arma? Sì. Ma come è arrivato in giardino? Da quella parte? Beh, sì, perché no? Sì, potrebbe anche darsi, sì. Aveva paura? Lui temeva sempre che gli accadesse qualcosa. E l'hanno ucciso nel suo giardino, a casa sua, dove si sentiva al sicuro. Non è la fine che lui si era immaginato. Ma è una fine adatta a lui. Lei dice che quanto è successo è adatto a lui. Cosa vuol dire di preciso, signora? Fuggiva continuamente dalla realtà. E ora è stato raggiunto. Mi scusi, ma non ho capito.
Sicuramente avrete già indagato. Non c'era una bella ragazza con lui? Sì, è vero, c'era una ragazza assieme a lui. Allora sapete già tutto. Aveva sempre ragazze diverse. Vivevano qui per un po' finché non corrispondevano più al suo ideale. Mi scusi, ideale? Cosa? Era sempre alla ricerca di un rapporto eccezionale, di un incontro che fosse unico. Era una fissazione, quasi una forma di pazzia. Dov'era la ragazza quando gli hanno sparato? Era con lui nella sauna ed era presente quando lo hanno ucciso. Allora ha rischiato di morire anche lei? Sì. Sì, ha corso questo rischio. Si chiama Ernie Weick. L'ha mai sentita nominare? No. E adesso dov'è andata? La madre del suo ex marito era qui e l'ha portata a casa sua. Mia suocera l'ha portata a casa sua? E come mai? Io non ne ho idea. Mi dica, signora Asmi, come sono i rapporti con sua suocera? Ottimi. Davvero ottimi. Per via di mia figlia. Lei dice di non conoscere la ragazza. Conosce il suo amico? No. Come si chiama? Benno. Bang, bang! Non riesco ancora a crederci. Uno si è messo a sparare dai cespugli. E ha fatto secco quell'uomo. Lei vende automobili? Sì, infatti. Veramente siamo in due. L'altro sta facendo un giro di prova. Volete entrare? Prima mi ha detto di essere un amico di Ernie Weick, anzi, di essere molto più di un amico, e che alle 12.30 stava provando una delle macchine. Da solo? Sì, naturalmente. E a che ora è tornato? All'una, secondo il suo collega. Vuole dirmi che strada ha fatto? Beh, il Mittleren, fino al Tierpark e poi su per il Grande Parco. Me lo sono fatto da un capo all'altro per provare una macchina e vedere come andava. Una Firebird, un acquisto su commissione. Dovevo controllarla. Hai fatto il calcolo? Sì, penso che potrebbe quadrare. È partito a mezzogiorno e è tornato a luna. Guidando velocemente con la strada libera, può avercela fatta. Ad andare e tornare. E a uccidere, ovvio. Sì, a guidare me la cavo. Però non sono mica un pilota. E soprattutto non sono un assassino. Adesso viene via con noi. Ma scusi, con voi? Ma perché questo? No, io non posso andare via di qui. Non posso mica lasciarla incustodita all'officina. Ecco, c'è il suo collega. Pensa che roba, vogliono portarmi via. Io sono in arresto. No, non è in arresto. Ma è come se lo fosse. Ritorno fra un po'. Harry. Sì? Io resto ancora un momento. Va bene. Venga con me, per favore. Lei come si chiama? Mi chiamo Merz. Hugo Merz. Ah, ecco. Mi dica, signor Merz, conosce Ernie Weick? Sì, Ernie. Certo che la conosco. Abita qui vicino, laggiù, con il fratello. Ah, ha un fratello? Sì. Heinz. Vivono insieme. Stanno da soli, i genitori sono morti. Ho saputo che da 2 settimane Ernie non abita più a casa sua. L'ho sentito dire. Lei sa dove abita adesso? Non esattamente. Un tizio se l'è rimorchiata e l'ha portata in una casa fantastica, una villa o qualcosa del genere. Cosa diceva Benno Schliers in proposito? Quello. Era uscito fuori di testa, sì. Praticamente era fuso, era in tilt. Le ha mai detto di essere andato a trovare Ernie in quella villa fantastica? Non l'hanno neanche fatto entrare. Le ha forse detto che aveva intenzione di fare qualcosa? No, no, niente affatto. Signor Merz, il signor Schliers possiede un'arma? No. Voglio dire, una volta, in un'automobile che era in vendita, nel portaoggetti abbiamo trovato un'arma. Il proprietario se n'era andato, non potevamo mica spedirla. Allora Benno l'ha consegnata. Questo ha detto. Consegnata? A chi? A chi si consegna questa roba? Alla polizia? Ah, sì, è naturale. Mi dica, ricorda di quest'arma la marca, il calibro? Non ne so niente di pistola. Ah, era una pistola.
Senta, mi dice dov'è la casa di Ernie Vike? Su questa strada, al 10A. Suo fratello sarà a casa a quest'ora? Non lo so, forse sì, forse no. È disoccupato. Ernie! 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 Posso entrare? Cosa desidera? Mi chiamo Derrick. Lei è Heinz Weig, giusto? Sì. Vorrei parlare un po' con lei. Si accomodi. Grazie. Lei si aspettava sua sorella, se non sbaglio. Sì, pensavo proprio che fosse lei. Aveva intenzione di venire? Le ha telefonato? Gliel'ha fatto sapere? No. Allora come mai la stava aspettando? Quando è stata l'ultima volta che l'ha vista? 2 settimane fa. Ah, quando ha preso la sua roba? Sì. È venuta da sola? No, c'era un tizio con lei. Il signor Asmi? Sì. Io sono della polizia criminale. Il signor Asmi è stato ucciso oggi, a mezzogiorno. Allora adesso lei può ritornare. Sì, questo... questo è quello che probabilmente farà. Ma se quello lì è morto, lei non può mica rimanere là. No, questo non può farlo. Qui è tutto in ordine. Ernie può tornare anche subito. Lei quanti anni ha? 17. Ho sentito che è disoccupato. Già. Qual è il suo mestiere? Il mio mestiere? Ho lavorato nel reparto imbottigliamento di una fabbrica di bibite. Ma ora è tutto automatizzato. Già. Ma allora cosa fa durante la giornata? Tutto quello che posso. A volte me ne vado dove costruiscono la metropolitana o cose del genere. E mi offro per lavare le macchine degli operai. O vado a prendergli da bere. Loro mi danno un paio di marchi e qualcosa da mangiare. Spesso vado ad aiutare Ben. Lì devono lavare le auto in continuazione. Questo è quello che faccio. Già. E perché oggi non è uscito? Perché è piovuto. Già, certo, ha ragione. Ben era il fidanzato di Ernie, vero? Ma qualcuno gliel'ha portata via. Sì. Ben era molto arrabbiato? E come se lo era? E non ha detto che voleva ammazzare quell'uomo? Saprà certamente che lui è andato là, che voleva entrare per forza. Lo sapeva? Ma certo che lo so. Ah, ecco, lei lo sa. Era presente anche lei per caso? Una volta ci sono stato anch'io. Volevo soltanto vederla. Signor Weick, crede che Benno Schliers possa aver sparato ad Asmi? Io questo non lo so. Oggi vi siete già visti? No. Mi scusi, io vorrei che oggi lei restasse qui. Può darsi che io abbia ancora bisogno di lei. Ha il telefono? Sì. Ottimo. Arrivederci. Rispondo io. Pronto? Chi è, prego? Chi è lei? Chi parla? Heinz Weig. È il fratello. Telefona continuamente. Sua sorella non abita più qui. Non ha senso che lei continui a telefonare. Si figuri. Già, Ernie e io abbiamo avuto un rapporto incredibile.
Certo che lo confermo, se non lo nego. Ma non ho ucciso Asmi, garantito. Gli ho augurato la morte, lo ammetto. Ho pensato... crepa dentro una macchina. Sbatti contro un muro. Che ti scoppi una gomma, che ti venga un colpo schifoso. Ma questo non è reato. Ernie e io stavamo ogni giorno insieme. Lei era l'unica che cercava di capirmi. Non era come gli altri. A lei importava di me. Quando andavo a far la spesa, le commesse mi dicevano: ci saluti quella ragazza carina che sta sempre assieme a lei. Ha mai posseduto una pistola? Che cosa ha detto? Una pistola. Lei nel cassetto porta oggetti di una delle auto che vende ha trovato una pistola. Sì, sì. L'ho trovata. Ugo. Vero? È stato Ugo a dirvelo. Ugo ha detto che lei aveva consegnato la pistola alla polizia. Alla polizia? È una bugia? Senta un po', ma che cosa crede? Si immagina quante domande mi avrebbero fatto. Ci sarebbero state un mucchio di complicazioni. Che fine ha fatto la pistola? Beh, io l'ho... Ho capito. Credete di avermi incastrato. È chiaro quello che state pensando. Ancora non credo niente. Ho gettato la pistola nella spazzatura. Accidenti, non mi credete? Ve lo si legge in faccia. Ma siete sulla strada sbagliata. Che facciamo? Ci procuriamo un mandato di cattura? Sai dirmi dov'è la pistola, Willy, per favore? Qui. Ma non ci sono impronte digitali utili. Ricorda ancora com'era la pistola? Di che tipo era? Era così? È con questa che gli hanno sparato. Posso, per favore? Era questa davvero? Sì, gliel'ho detto. Questa pistola non l'ho mai vista, è la prima volta. Lei ora può andare via. Già, posso andare via, ma sono sempre il maggiore indiziato per voi. Sì, questo è vero. Un momento, aspetti. Non deve lasciare la città, è chiaro? Deve essere sempre a disposizione. D'accordo. Allora, io vado. Quello ci serve di più se resta fuori. Ah, eccovi qui, vi stavo aspettando. Prego, accomodatevi. Le vostre indagini hanno dato qualche risultato? No, niente di concreto. Mi immaginavo, con tutte le ospiti che lui aveva, sarebbe come cercare un ago in un pagliaio. Noi comunque abbiamo passato un buon pomeriggio, abbiamo preso il tè insieme. L'importante era superare lo shock. E un pochino ci siamo riuscite, non è vero? Comunque le ho detto che può rivolgersi tranquillamente a me se ha delle difficoltà o anche solo qualche problema. Il taxi che l'accompagnerà a casa è già stato chiamato.
Niente taxi, l'accompagniamo noi a casa. Non eravate venuti per parlare con me? Oh, certo che vogliamo parlare con lei, magari più tardi o forse stasera, oppure domani. Quando vuole, ma le dispiacerebbe dirmi di che cosa ha intenzione di parlarmi? Della sua famiglia, così in generale. Mi dica di che cosa avete parlato lei e la signora Asmi. Così, del più e del meno. Le ha rivolto qualche domanda che l'ha imbarazzata? No. Abbiamo pensato tutte e due a chi è l'assassino. Ah sì? E come avete fatto? Beh, noi ci siamo messi a pensare a quello che è successo in questi ultimi giorni. Lei mi faceva delle domande e io le rispondevo dicendole tutto quello che so. Voleva sapere qualcosa di particolare? Di particolare? No. Ernie! Ernie! È quasi tutto il pomeriggio che ti aspetto. Dai, entra. Perché vieni soltanto adesso? Non ho avuto il coraggio di scendere. Sei affamata? O vuoi bere qualcosa? Sai cos'è successo? Sì, ho saputo già tutto. Lo so cos'è successo. Ernie, ma perché non sei venuta subito? Faccio il caffè, va bene? Hai dell'acqua minerale? Acqua minerale? No, non ce l'ho. Vado a prenderla. No, non ti preoccupare, bevo acqua del rubinetto. Signorina Vaik, vorrei continuare il discorso che abbiamo iniziato in macchina. La signora Asmi le ha fatto delle domande che riguardavano sua nuora? Sì. Coraggio, me ne parli. Voleva sapere se la conoscevo. E cosa diceva Robert quando ne parlava? Può darsi che stesse pensando che era stata lei a ucciderlo. Ah. Sì. E adesso Ernie è tornata a casa, eh? Sì. Adesso è felice, allora? Sì. Bene. Stefan, dimmi, qual è il problema con la nuora? Aveva un movente? Asmi l'ha buttata fuori di casa. Nel giro di pochi minuti. Vieni. Così, ora nuoto. Buongiorno, signora Asmi. Lei, buongiorno. Mi scusi un momento, le presento la mia nipotina. Vieni. Ecco. Ecco la mia marita. Buongiorno, marita. Buongiorno. Una bambina deliziosa. È la mia unica consolazione, la mia sola gioia. Quando si è vecchi ogni ora è importante. Vilma, ci stia attenta a lei, va bene? Di che cosa voleva parlarmi? Di suo figlio. Lui è morto. È ancora interessante per lei? Oh, sì, molto. Allora, mio marito gli lasciò una fabbrica che rendeva molto bene. Creme, anche lozioni, profumi. Mio marito era chimico. Prego, si sieda. Grazie. Possedeva dei brevetti. Mio figlio decise quasi subito di vendere a una società americana con tutti gli annessi e connessi. Perché decise di vendere? Forse perché delle creme e dei profumi ne aveva abbastanza. Quello che mio marito produceva lo sperimentava prima qui a casa. Creme, lozioni, profumi. Se ne cospargeva e chiedeva il nostro parere. Tutta l'infanzia di mio figlio è stata avvolta nei profumi della fabbrica di suo padre. Forse è stato per questo che poi lui si è affrettato a liberarsi di tutto. E nella sua stanza da bagno non troverà nemmeno un barattolo di crema. È comprensibile. Mio figlio aveva solamente 29 anni quando incassò tutti quei milioni. E non lavorò mai più. Non fece più niente. Si costruì il suo paradiso. Ma era un paradiso?
Non si può vivere così senza fare qualche cosa di utile. È terribile che un essere umano allontani dalla propria vita compiti e doveri credendo che solo così possa essere felice. Un uomo così giovane che a poco si tolse tutto. Tutte le possibilità di fare ancora qualcosa. E questo perché non era più capace di fare niente. Divenne un inetto. Incapace di accettarsi, perciò si circondava di ragazze. Una vita molto triste. Neanche le ragazze potevano aiutarlo. Neanche sua moglie? No. Neanche lei. Lei sa dov'è sua nuora adesso? Vuole parlare con lei? Perché? A che scopo? Quello che c'era da dire su mio figlio gliel'ho già detto io. Lei non potrà aggiungere altro. È davvero una donna splendida, mia nuora. Una donna che è sempre stata coi piedi per terra. È a casa sua ora? No, non è a casa sua ora, è a casa di mio figlio. Qualcuno se ne dovrà pure occupare, no? Buongiorno, signor Derrick. Buongiorno, signora Asmi. Mia suocera mi ha detto al telefono che lei stava arrivando. In che posso aiutarla? Ha già preso possesso della casa? Un po' eccessiva come definizione. Non ho avuto neanche il tempo di pensarci. Ma forse conviene che ci pensi. Ora scendo da lei. So che ha visto mia figlia, ispettore. Già. È una bambina bellissima. Come era naturale. Grazie. Mia suocera l'adora, ne va pazza. Mm-hmm. Cosa le ha raccontato? Prego? Ma sì, di Asmi. Allora? E lei che cosa mi può raccontare? Che era uno stupido. Era stupido ed egoista. Non aveva un rapporto normale con la vita, col matrimonio, con l'amore, col denaro. Io credo che lui fosse malato. Non molto malato, ma neanche molto sano. Esagerava l'importanza di... Di cosa? Dell'amore in senso fisico, del sesso. Lui aveva un sacco di fantasie morbose. Perseguiva una perfezione ideale e la cercava sempre e non la trovava mai. Stava per perdere la ragione alla fine. Non si accettava più. Era pazzo, le dico. Signora Asmi, quando 3 anni fa ha lasciato questa casa, come sono andate le cose? Nel giro di 2 minuti lui mi ha buttata fuori. Questa è una delle tante cose che non gli potrò mai perdonare. È stata lei a uccidere suo marito? Io non mi sono mai espressa con atti violenti. Ma a volte mi è dispiaciuto moltissimo non essere capace di farlo. C'è una ragione per la mia domanda. Lei abita lontano da qui? 2 minuti. So che lei da 3 anni non ha più alcun contatto con suo marito. Lui viene ucciso e subito lei telefona. Signora Asmi, dov'era ieri mattina alle 12:30? Ero a casa mia e vivo da sola. Cioè non c'è nessuno che può testimoniare che io fossi in casa alle 12:30 di ieri. Sì? Grazie mille, è importante. Buone notizie, Stefan. Sappiamo la provenienza dell'arma. Ah, davvero? Sì. È sulla lista che la polizia ha trovato a Innsbruck. 6 pistole che sono entrate illegalmente a Monaco. Purtroppo non si sa chi le ha acquistate. Sono scomparse da qualche parte a Schwabing. Quando è successo? 6 mesi fa. Approfondirò la cosa. Uh-huh. Hai ricavato qualcosa dalla visita alla signora? Non parla affatto bene di suo figlio. Anche se era ricco, era un poveraccio. La giovane signora Asmi? Tu sai che secondo la mia teoria una persona che commette un omicidio deve avere sangue freddo. In pratica deve possedere una certa attitudine. Lei ce l'ha. Sì, ma saperlo non mi sembra che ti renda felice. No. Devo fare una cosa. Buongiorno, Heinz. Buongiorno, ispettore. Ti diverti? Tanto non è mica un lavoro.
Benno mi ha chiesto di pulirgli questo motore. Ah, e dov'è ora Benno? È andato in giro con un cliente. Ah, ecco, è in giro. Heinz, posso darti del tu? Sì, certo. Grazie. Perché hai detto che non è un lavoro quello che fai? Questo è solo un passatempo, ma io troverò qualcosa. In estate è facile. Conosco delle persone che mi faranno falciare l'erba. Ma questo più tardi. Ogni tanto porto anche a spasso i cani, per la gente che non ha voglia di uscire quando c'è cattivo tempo, sa com'è. Dov'è tua sorella? Stava ancora dormendo. Beh, andiamo da lei. Vediamo se si è alzata o se dorme ancora. Andiamo. Ciao, Ernie. Ernie. Ah, lei è di nuovo qui. Me lo dica, se le do fastidio me ne vado subito. No, 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 resti pure. Grazie. L'acqua. Che cosa stai facendo, il caffè? Ma c'è già il caffè. L'ho fatto io prima di uscire. Accidenti. Allora, si sente meglio oggi? Sì. Ieri mi sentivo abbastanza giù di corda. Già, abbastanza. Hai una sigaretta? No, non ce l'ho. Vado a prenderle. Ma non ho soldi. Aspetta un secondo, aspetta. Tieni, prendi. Posso accettarli? Se lui te li dà. Faccio una corsa e torno. Suo fratello la ama molto. Gli sono rimasta soltanto io. Beve un caffè con me? Oh sì, questa è un'ottima idea, mille grazie. Deve essersi sentito molto solo senza di lei. Gli ho telefonato ogni giorno. Grazie. Latte e zucchero sono lì. Sì, faccio da solo. Qualche volta è venuto da lei. Chi? Dove? Vuole del latte? Sì, grazie. Intendevo Heinz, non è mai venuto da Asmi? Sì che è venuto. Ma Robert non voleva vedere nessuno. Grazie. Ma come? Neanche suo fratello? Lui ancora meno degli altri. Non le è dispiaciuto per suo fratello? Perché? Perché lui dipende moltissimo da lei. Moltissimo. Sono di nuovo qua. Se è Benno, io non lo voglio vedere. La prego, non lo faccia entrare. D'accordo. Lei che cosa ci fa qui? Perché non mi vuol far entrare? Ernie non vuole vederla. Ma io sì. Arrivederci e grazie per il caffè. Su, venga. Prego, salga. Posso sapere almeno dove mi porta? Certo, stiamo per fare un giro di prova. Stiamo andando a casa di Asmi e la strada la conosce. Mi dica solo dove devo andare. Vediamo quanto tempo ci vuole. Va bene, d'accordo. A che velocità andava? Un po' più veloce. Andava oltre il limite allora, vero? E con questo? Vada ancora dritto. Continui a indicarmi il percorso che ha fatto lei. Sì, vada giù per questa strada. Venga, venga avanti. Mi segua.
Ecco. L'assassino è passato di qui. Venga lei adesso. È questo il posto. È da qui che gli hanno sparato. Che ha da guardare? Ci abbiamo messo 20 minuti in più. Quell'uomo là? È lui l'assassino? No, non è lui l'assassino. Ma l'avrei fatto volentieri! Avrei voluto ucciderlo! L'avrei fatto volentieri, certo che l'avrei fatto! Ciao, Heinz. Che cosa fa Ernie? Sta guardando gli annunci di lavoro. Vuole presentarsi. Come tagliatrice? No, lì non vuole tornarci. Hai tempo per una passeggiata? Sì, certo. Qui ho avuto fortuna qualche volta. Sì, con gli operai. Mi mandavano a comprare la colazione. E poi loro mi offrivano qualcosa. Questo però quando il capo non c'era. Quando lui mi scopriva invece dovevo andarmene. Andarmene. Scappare. Quello non mi sopportava e non ho mai capito perché. Che cosa hai fatto nel periodo in cui Ernie non c'era? Beh, ho dormito parecchio. Ah, hai dormito parecchio? Sì. Così il giorno era più corto. Ma qualche volta ti sarai alzato, no? Sì, andavo a vedere se c'era del lavoro nell'officina di Benno. E se no, allora me ne andavo un po' in giro per trovare qualcosa da fare. Qualche volta dall'officina ho telefonato a Ernie. Avevo voglia di parlare con lei. Ma molte volte non la chiamavano neanche. Sì, ma quando veniva a rispondere, di che cosa parlavate? Io le chiedevo quando torni a casa. Lei è mia sorella. Noi due siamo sempre stati insieme. A te quell'Asmi non è mai piaciuto, vero? No. Una volta non avete trovato in una macchina che era lì da voi e che doveva essere venduta qualcuno di voi? Ha mai trovato una pistola nel cassetto portaoggetti? No. Sì, Ben. Lui l'ha data a me. E mi ha detto di buttarla nella spazzatura. E tu l'hai fatto? Ehi, Stefano, che ti è successo? Non dirmi che ha già confessato l'omicidio. Non gli ho ancora chiesto se è stato lui. E perché no? Perché non vorrei che fosse lui. E insomma, Stefano. Abbiamo saputo che è stato a portare la pistola a Monaco. Ero venuto per dirtelo.
È stato un uomo che è in prigione a Stadelheim a passare l'arma del delitto a un cameriere. Hai detto a un cameriere? Un certo Kellner per venderla. Dov'è questo Kellner? Ci stavo giusto andando. Dove ci sediamo, Klaus? Andiamo lì. Signor Kellner? Sì? Posso parlarle? Di che si tratta? Polizia criminale. E perché vuole parlare con me? Dove possiamo andare a parlare? Oh, beh, se è necessario. Venga, si accomodi. Prego, entriamo qui. Lei ha ricevuto un'arma da un uomo che sta in prigione per rivenderla. Ma io... Questa qui. Io non capisco. Vuole che facciamo un confronto fra lei e quell'uomo? Non ha nessuna possibilità se cerca di svicolare. Allora, lei ha venduto quest'arma, sì o no? Le consiglio di rispondere perché con quest'arma è stato commesso un omicidio. Allora, ha venduto lei quest'arma? Oppure è stato lei ad usarla? No, 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 per l'amor di Dio, no. Io avevo cominciato a parlare con un cliente che stava qui da noi la settimana scorsa e quello mi ha chiesto se sapevo dove si poteva comprare un cane lupo. Voleva un cane lupo. Aveva paura. E lui si sentiva continuamente minacciato, capisce? Diceva che c'era sempre qualcuno che girava intorno a casa sua, è così. E allora io gli ho detto, scusi, perché non si compra una pistola? Acquistandola da lei. E lui l'ha comprata? Sì. Mi ha pagato con un assegno. Il nome? Non credo di ricordare. Asmi? Asmi, sì, è esatto. Asmi. Asmi è stato ucciso con la sua stessa pistola, allora. Stefan. Cosa? Io vorrei pregarla di venire con me. Io? Perché mi ha portata qui? Domando scusa per il disturbo. Sono venuto per fare una ricostruzione del delitto. Venga. Lei è venuta con Asmi a fare la sauna. Avete indossato gli accappatoi. Lui dove teneva la sua pistola? In camera da letto? Lei sapeva dove teneva la sua pistola, non è vero? Ecco dov'era. Che cosa le ha detto mentre eravate qui? Lui le ha detto vattene via. Non voglio più vederti. Fa le valigie, sparisci. Fuori da casa mia. Vattene subito. Lei si sentiva umiliata, offesa. E perse la testa. Lei prese la pistola dal cassetto. E poi seguì Asmi all'esterno. È andata così?
Prego, mi segua. Il ragazzo è ancora di là. Lo so. Ora ha perso davvero sua sorella. Heinz, io devo dirti una cosa. Tanto lo so. Cosa? È stata lei. Me lo aveva già detto. I am 20 years old. Heidi is wanting.